Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Zoom In. Questa volta parliamo di nuove opportunità di formazione per i ragazzi abruzzesi e ci spiegherà tutto la nostra ospite che è Silvia Manetta, che è la coordinatrice didattica di Eventi Italia, che è l'ente di formazione che si occupa appunto di erogare questi corsi, a cui do il benvenuto. Buongiorno. E allora, iniziamo subito a parlare dei corsi di formazione. Innanzitutto dobbiamo premettere che sono corsi di formazione completamente gratuiti. Sì, sono corsi completamente gratuiti, non c'è tassa di iscrizione, non si acquistano libri, non si paga nulla, anzi c'è il rimborso delle spese di trasporto, il rimborso del vitto quando i ragazzi fanno anche dei rientri pomeridiani. C'è la fornitura di un tablet dove i ragazzi scaricano, cioè l'ente scarica appunto tutto il materiale didattico, il materiale di studio dei ragazzi stessi. Non ci sono libri di testo in questi corsi di formazione, fra poco andremo a vedere anche l'elenco di quelli che sono poi certo. I corsi e le attività previste per i ragazzi. Dicevamo, non ci sono libri perché il materiale viene fornito direttamente da Eventi Italia ed è un materiale studiato dai docenti appositamente. Ecco, sì, per ogni disciplina e per ogni unità di insegnamento i docenti preparano un materiale studiato su misura per i ragazzi, cioè in base alle competenze, quindi non lunghi libri difficili da leggere, ma sintesi e anche materiale facilmente apprendibile. Allora, chiedo alla regia di tornare sull'elenco dei corsi di formazione, così possiamo leggerli insieme: operatore elettrico, estetista, operatore grafico per la multimedialità, operatore turistico. I ragazzi che possono partecipare sono ragazzi fra i 14 e i 18 anni non compiuti alla data dell'inizio del corso, che sono previsti per il 29 di settembre, giusto? Sì, certo. Io vorrei sottolineare una cosa. Innanzitutto questi corsi sono un vero e proprio progetto della Regione Abruzzo che vuole con questi percorsi di formazione ostacolare la dispersione scolastica, l'abbandono scolastico, che è un fenomeno molto diffuso in Abruzzo, molto diffuso proprio. Come fare per evitare che questi ragazzi dopo uno, due, tre bocciature abbandonino la scuola? Allora, percorsi professionalizzanti, percorsi pratici, laboratoriali, in cui i ragazzi facilmente riacquistano la fiducia in se stesse, nelle proprie capacità, la voglia di fare, la voglia di studiare e anche percorsi più brevi, perché il percorso quinquennale forse non è adatto a tutti i ragazzi, forse ci sono degli studenti che hanno delle prospettive di studio più brevi e quindi un percorso triennale forse si addice meglio. Ecco, sono corsi a cui bisogna accedere avendo un diploma di scuola media inferiore, cioè la famosa licenza media. Sono corsi triennali, vogliamo spiegare come si articolano? Certo, allora innanzitutto vorrei precisare che il ragazzo ci può accedere direttamente appunto dalla licenza media, non deve per forza aver sperimentato il fallimento di una o due bocciature, ma può essere anche un orientamento scolastico vero e proprio, cioè alla fine della terza media il ragazzo che ha prospettive di studio più brevi si iscrive a un percorso di formazione professionale e professionalizzante, e questa è la cosa più importante. Questi percorsi come si articolano? Sono percorsi teorico-pratici, ci sono molte attività di laboratorio, ci sono corsi di recupero,
Però forse è meglio che partiamo dalla base. Gruppi di 15 alunni, non superiori a 15 alunni. 15 alunni sono facilmente gestibili, sono facilmente raggiungibili, si possono seguire veramente uno ad uno ed è più facile avere successo scolastico. Quindi i posti, diciamolo per maggiore chiarezza, sono posti limitati. I posti sono limitati. L'accesso è limitato a 15 ragazzi per ciascun corso di studio, possiamo dire. Sono un migliaio di ore l'anno. Sì, circa 1.080 ore l'anno, più o meno. Dicevo che le attività vengono svolte in maniera, molte attività in maniera laboratoriale. Cosa vuol dire questo? Faccio un esempio. Il programma di storia, la storia è sempre un problema per tutti i ragazzi, è difficile da studiare e poi è lungo il programma di storia. E allora che cosa facciamo noi? Lo studiamo attraverso film e film documentari. Io ho già, diciamo, ingaggiato un laureato in cinematografia, un'esperta che mi cerca appunto il materiale didattico su cui i ragazzi con l'insegnante di storia potranno lavorare tutto l'anno. Quindi sono percorsi, ecco, diciamo, sono guidati anche guidati attraverso le canoniche certo materie. Poi ad esempio un'altra cosa, i corsi di recupero. Noi non faremo corsi di recupero in cui si fanno esercizi, si rifanno le solite cose che molte volte poi non portano a nulla. Noi i corsi di recupero li facciamo attraverso il teatro. Teatro in inglese, teatro in italiano, quindi attraverso l'attività teatrale, attraverso la scrittura di testi o in lingua italiana o in lingua inglese, attraverso quindi la recitazione, portiamo il ragazzo ad apprendere meglio le discipline. Ecco, abbiamo parlato delle discipline, le abbiamo accennate, allora scendiamo magari un po' più nel dettaglio, perché sono tutti corsi con professionalizzanti che propongono delle figure, tra l'altro anche abbastanza richieste nel mercato del lavoro. Iniziamo proprio dalla prima, che è l'operatore elettrico. Certo, l'operatore elettrico naturalmente è quello che fa gli impianti elettrici e fa anche la manutenzione degli impianti, sia per le abitazioni, sia per l'industria, eccetera. Naturalmente sono ragazzi che con questo attestato lavoreranno accanto agli elettricisti, accanto alle imprese elettriche che assumono proprio persone che sono qualificate. Quindi diciamo che chi partecipa a questo corso, conclude il percorso di studi, alla fine ottiene una qualifica che può spendere direttamente nel mercato del lavoro. Certo, certo. Proseguiamo con questa breve panoramica sui vari corsi, troviamo l'operatore del benessere, cioè l'indirizzo di estetista, che anche qui è una qualifica abbastanza richiesta. È una qualifica abbastanza richiesta sul mercato. È una qualifica che è, diciamo, attiene tutto ciò che riguarda la bellezza. Attiene, diciamo, a tutto ciò che riguarda la bellezza e il benessere. Esatto. Il benessere. Che quindi va molto di moda in questo periodo. Che va molto di moda, cioè, ecco, curare il proprio aspetto fisico, ma anche stare bene, e quindi, diciamo, questa, diciamo, è la più richiesta, tante ragazzine. Anche un corso molto, diciamo, pratico. Molto, questo, ma tutti i corsi sono molto, sì, pratici, tutti quanti, e anche questo è molto pratico, perché ci sono gli insegnamenti di estetiste vere e proprie, esperti in make-up, cosmetologia, naturalmente studiano anche l'epidermide e i problemi collegati diciamo, ecco. E poi ancora proseguiamo con questa panoramica sui corsi, troviamo l'operatore grafico e multimediale, un tema che insomma si avvicina molto nel luogo in cui ci troviamo adesso, cioè nella televisione. Che cosa si studia in questo corso? Ecco, allora, questo corso è bellissimo perché è tutto multimediale, quindi i ragazzi lavorano con materiale specializzato, naturalmente lavorano accanto a dei grafici, accanto agli esperti in tutti i settori della grafica, e si fanno un'esperienza secondo me fantastica, immensa.
E naturalmente anche il mondo del lavoro su cui diciamo, i ragazzi possono vertere è molto ampio, c'è insomma, molta richiesta. L'operatore grafico spazia in varie discipline, possiamo dire, televisione, grafica vera e propria, fotografia, insomma. Certo, cinema. Tutti i gusti, cinema e quant'altro. Continuiamo, operatore di promozione e accoglienza ai servizi al turismo, e questo corso diciamo riguarda il futuro della nostra regione, che dovrà essere sempre più sul turismo. Ma guardiamo al futuro, anche che è il passato, perché il nostro territorio è a vocazione turistica, e purtroppo vediamo che per esempio nei posti mancano i punti informativi, molte volte nell'hotel non c'è la persona addetta che può indirizzare l'ospite a dire puoi vedere questo, puoi vedere quest'altro, puoi andare a vedere quella chiesa, quel monumento oppure quel museo. Queste persone mancano, e quindi una formazione in questo settore è fondamentale, importantissima per tutti gli operatori turistici, per i punti informativi, per gli enti. Anche per gli stessi alberghi che magari vogliono offrire un servizio diciamo, aggiuntivo alla propria cliente. E poi ecco, nel loro servizio di informazione c'è anche la modalità di ricevere la clientela, la modalità di fare prenotazioni, di realizzare pacchetti turistici, quindi il materiale è vasto. Si occupano veramente di tante cose. Allora, torniamo a vedere la grafica, così li riguardiamo ancora una volta: operatore elettrico, estetista, operatore grafico multimediale, operatore turistico. Ragazzi, lo ricordiamo, fra i 14 e i 18 anni non compiuti alla data del 29 settembre, che è la data dell'inizio dei corsi, che si terranno a Teramo, in via Brigiotti, nei pressi di Piazza Dante. L'ha ricordato lei, lo ricordo anch'io, i corsi sono gratuiti. E ovviamente c'è anche un rimborso per quanto riguarda il trasporto, quindi anche i ragazzi che non sono di Teramo possono accedere a questi corsi. E abbiamo detto sono 15 i ragazzi che possono partecipare per ciascun corso. Lei lo ha accennato prima, questi corsi sono davvero fatti per entrare subito nel mondo del lavoro. Sì. Io vorrei esprimere la difficoltà che ho nel comunicare, nell'informare le famiglie e i ragazzi stessi. È una difficoltà grandissima. Io ho fatto centinaia e centinaia di telefonate, giornate al telefono, e tutte le famiglie che ho raggiunto veramente mi hanno ringraziato per questo operazione. Quindi diciamo, questo spot pubblicitario vuole essere proprio questo, vuole essere proprio un'informazione, informare le famiglie, informare gli studenti che ci sono questi corsi di formazione per ragazzi che hanno delle bocciature, che hanno un cattivo rapporto con la scuola, che hanno delle sofferenze nei confronti della scuola, e per ragazzi che usciti dalla terza media vogliono intraprendere un percorso di studi più breve. C'è da dire questo poi, che noi sappiamo che l'adolescenza è un momento difficile, i ragazzi 14, 15, 16 anni non si sa cosa vogliono, sono molto positivi, non vogliono studiare, vogliono sottrarsi alle regole. Ecco, frequentando questo corso e acquisendo la qualifica possono poi, una volta cresciuti di più, una volta diciamo che a 18 anni magari sono hanno fatto pace con la scuola e vogliono intraprendere un percorso di studi più lungo, ecco, possono ritornare nella scuola di Stato. Quella è una qualifica che resta, cioè, di là è una qualifica che resta, al di là possono, poi del percorso, cioè non è tempo perso, poi vengono riconosciuti, si possono iscrivere a un quarto anno di un istituto professionale, naturalmente un po' attinente con quello che hanno studiato in questo percorso, e che Dio gliela mandi buona, che si diplomino, che diventano studenti universitari. Che comunque l'importante è che non abbandonano la scuola. Sono corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo e finanziati con fondi dell'Unione Europea, che sono proprio destinati
così ad evitare la dispersione, la cosiddetta dispersione scolastica. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Silvia Manetta, che ricordo è la coordinatrice didattica di Eventi Italia, che si occupa di organizzare questi corsi, e la ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Grazie a te. E allora possiamo chiudere qui questo appuntamento con Zoom In. Ovviamente vi do appuntamento ai prossimi temi trattati dalla nostra trasmissione. Grazie, arrivederci.